Il nome in codice assegnato agli aerei per la distruzione delle postazioni antiaeree nemiche. Fu l'ultima variante del Thunderchief, il signore del tuono, che quando entrò in servizio era il più grande cacciabombardiere monoposto mai costruito. L'F-105 era un sistema d'arma particolarmente potente e nei cieli del Vietnam seppe incutere paura e rispetto all'avversario. Il suo progettista è stato Alexandre Cartveli, direttore tecnico della Republic, per il quale era familiare il concetto di caccia pesante da quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva disegnato il P-47 Thunderbolt, il più grande aereo da caccia monomotore dei suoi tempi. Il P-47 fu prodotto in grande serie e si dimostrò un vero e proprio cavallo da tiro, non solo quale caccia di scorta e per superiorità aerea, ma anche nell'appoggio tattico. Lo studio dell'F-105 fu avviato nel 1951 come Advanced Project 63, all'apice della guerra in Corea, e lo si può intendere come uno sviluppo molto avanzato dell'F-84 Thunderjet che vediamo in queste sequenze. A sua volta l'F-84 si poteva considerare un derivato a reazione del Thunderbolt, destinato alla scorta e al ruolo tattico. Nelle missioni del primo tipo non era in grado di competere con il MiG-15, ma si comportò egregiamente nell'attacco al suolo. L'ala diritta dell'F-84 era frutto di un progetto molto convenzionale. Il suo successore, l'F-84F Thunderstreak, passò ad un'ala a freccia molto più adatta alle alte velocità raggiungibili. L'esperienza coreana e il rapido evolversi del progresso tecnologico imposero però la creazione di un progetto nuovo. Mentre l'ufficio tecnico della Republic era al lavoro, la North American aveva appena ricevuto dall'USAF l'incarico di sviluppare l'F-100 Super Sabre, primo di una classe di aeroplani da caccia chiamata Serie 100, alla quale l'USAF avrebbe assegnato il compito delle diverse missioni, tutte con possibilità del volo supersonico. Nato anch'esso come estremo rifacimento dell'F-86 Sabre, l'F-100 era un caccia per superiorità aerea, ma nel corso della sua evoluzione fu trasformato in cacciabombardiere. Con una velocità massima di Mach 1,24, il Super Sabre, soprannominato HAN 1, ma anche abbreviazioni di 100, 100, fu il primo vero aereo supersonico dell'USAF ed ebbe anch'esso largo impiego in Vietnam nell'attacco al suolo. Il serie 100 successivo fu il McDonnell F-101 Voodoo, progettato come caccia da penetrazione, cioè per scorta a lungo raggio. Ordinato solo 12 mesi dopo l'F-100, il Voodoo aveva una velocità massima di oltre 1600 km all'ora. Anche in questo caso l'aereo ebbe largo impiego nei ruoli tattici quali l'attacco al suolo e soprattutto la ricognizione fotografica. Il terzo aeroplano della serie fu il Convair F-102 Delta Dagger, spada a delta, studiato esclusivamente quale intercettatore ogni tempo a partire dal 1950. Capace di soli Mach 1,2, era stato previsto quale soluzione provvisoria in attesa del definitivo F-106 Delta Dart. Il Lockheed F-104 Starfighter, cacciatore di stelle, fu ordinato nel marzo 1953 ed è troppo noto perché se ne debba parlare ancora. Capace di Mach 2, era uno dei più veloci della serie. Alla Republic, Cartveli e i suoi collaboratori esaminarono 108 configurazioni differenti, dalle quali emerse un monoposto monoreattore in grado di trasportare una bomba nucleare in una piccola stiva interna. L'USAF ne ordinò ben 37 esemplari sperimentali nel marzo 1953, ridotti con tagli successivi a solo 2 prototipi.
L'F-105 fu il primo aeroplano del Tactical Air Command destinato a missioni di bombardamento tattico nucleare. La concezione originale di Cartveli verteva su di una macchina polivalente con la quale sostituire l'F-100, ma all'evoluzione del suo ruolo finale non fu estranea una certa rivalità all'interno dell'USAF tra il comando strategico e quello tattico. L'appoggio incondizionato del TAC fu vitale per il progetto in quanto, come tutti gli aerei supersonici delle prime generazioni, anche l'F-105 passò attraverso una serie di problemi di messa a punto non indifferenti. Ciò che rendeva questa enorme macchina un progetto unico era la sua grande capacità interna. Questo oggetto che vediamo caricare a bordo, in immagini rese pubbliche per la prima volta, è un ordigno nucleare degli anni 50. I primi due YF-105A affrontarono i problemi aerodinamico-strutturali del volo ad altissima velocità. Il prototipo volò il 22 ottobre 1955, 3 anni dopo essere stato ordinato. Il terzo esemplare fu anche il primo F-105B, che vediamo il 26 maggio 1956 al suo primo volo con Hank Beard Jr. ai comandi. Fu il primo Thunderchief con un motore di potenza adeguata, il Pratt & Whitney J-75, e con tutta una serie di modifiche aerodinamiche, la principale delle quali era la cosiddetta vita di Vespa, cioè un restringimento della fusoliera in corrispondenza dell'ala per diminuire la resistenza a velocità supersonica. Il cono terminale di coda fu trasformato in un originale aerofreno a 4 petali e la superficie della deriva fu ampliata per migliorare la stabilità. Grazie a tutti questi interventi l'F-105 poteva volare a Mach 2,08. Durante il primo volo si manifestò un problema che avrebbe potuto essere fatale per il futuro dell'aeroplano. Il collaudatore avrebbe dovuto effettuare solamente un semplice circuito sulla base Edwards, ma al momento di estrarre il carrello, la ruota anteriore si rifiutò di uscire dal suo alloggiamento ed anche i successivi tentativi non sortirono alcun effetto. Piuttosto che abbandonare il costoso aeroplano, Beard decise di tentare un atterraggio sul ventre e così, come si vede in questa sequenza a rallentatore, il pesantissimo aeroplano fu fatto strisciare sul letto del lago asciutto Rogers. L'incidente creò un grave imbarazzo nella Republic e sollevò le critiche degli oppositori del programma, che fu definito troppo costoso ed inaffidabile dal punto di vista tecnico. La causa del guasto fu presto identificata nel movimento delle rampe interne alle prese d'aria che in determinati regimi andavano ad interferire con la gamba anteriore del carrello. La correzione fu relativamente semplice. In ogni caso, l'incidente dimostrò una caratteristica che sarà poi molto apprezzata dagli equipaggi degli F-105, e cioè la sua eccezionale robustezza.
L'aeroplano fu riparato e il costruttore poté riprendere il lungo lavoro di eliminazione di tutti i difetti. Se si pensa alle caratteristiche e prestazioni di questo cacciabombardiere e all'epoca alla quale fu concepito, è facile rendersi conto delle difficoltà connesse con la sua messa a punto. Particolarmente avanzata era la bionica, che permetteva missioni di bombardamento semiautomatiche mediante un radar altimetrico con segnalazione di prossimità del suolo. Durante tutta la sua vita operativa, l'F-105 fu oggetto di costanti modifiche e miglioramenti. L'F-105B fu impegnato in un programma per valutare il comportamento durante la vite e a questo scopo fu dotato di un paracadute di sicurezza installato sopra l'ugello di scarico e fu privato degli aerofreni. Le prove dimostrarono che il paracadute funzionava in modo soddisfacente. Portato intenzionalmente in vite dai suoi collaudatori, l'aereo doveva dimostrare di non cadere a pezzi per l'accelerazione e di poter essere riportato sotto controllo. È inutile dire che per questi collaudi si richiedevano nervi molto saldi. Il Thunder Chief dimostrò una naturale tendenza a ritornare in volo livellato e i suoi piloti potevano uscire facilmente dalla vite senza dover ricorrere al paracadute. Tuttavia bisognava verificare la resistenza della cellula alle sollecitazioni di questo volo in condizioni estreme e i piloti provarono la vite per 47 volte, sopportando forti accelerazioni mentre l'aeroplano era fuori controllo. Guardando attentamente vediamo una vampa di fuoco uscire dallo scarico dell'aereo parzialmente verniciato in arancione fluorescente per facilitare le riprese. In queste condizioni infatti il compressore del motore poteva stallare e spegnersi per poi riaccendersi prontamente come dimostrato dalla sottile scia di fumo. Benché le prove di volo procedessero con soddisfazione, permaneva qualche problema per il motore e l'avionica si comportava in modo irregolare. Anche dal punto di vista amministrativo, il programma aveva subito un certo travaglio e la previsione originale di produzione in grande serie era stata tagliata a 37 esemplari poi cancellati nel dicembre 1953. Nel febbraio 1954 l'ordine fu riportato a 15 aerei e nel settembre bloccato a soli 3, aumentati a 6 il mese successivo. Parallelamente anche il requisito dell'USAF subiva continui emendamenti e tra il dicembre 1954 e l'aprile 55 era stato cambiato 3 volte. Il già considerevole raggio d'azione fu aumentato mediante serbatoi ausiliari esterni, che dovettero a loro volta essere collaudati per verificare il loro influsso aerodinamico e strutturale sul terzo F-105B.
Queste prove furono concluse nel 1957, quando i tre aerei sperimentali avevano già accumulato un gran numero di ore di volo e diverse modifiche. La valutazione preoperativa avrebbe dovuto concludersi nel 1959, ma si protrasse fino al 1960. Tra i requisiti aggiunti nel 1954 vi era la possibilità di rifornimento in volo, un'innovazione che si sarebbe poi generalizzata. Con un aeroplano come l'F-105 questa funzione era molto impegnativa, in quanto alle velocità consentite all'aerocisterna il caccia perdeva di portanza e diventava poco manovrabile. La velocità massima del KB-50 era di poco superiore a quella minima dell'F-105, che diventava di difficile pilotaggio, anche a causa della turbolenza provocata dal bombardiere quadrimotore, tanto da rischiare lo stallo. Un rimedio parziale fu l'applicazione di due turboreattori ausiliari alle cisterne, ma il rifornimento in volo dei caccia supersonici rimase una manovra molto impegnativa, fino a quando non furono disponibili i KC-135 a reazione. Le prove confermarono che per il pilota del caccia l'aggancio era una manovra molto difficile e dalle scarse possibilità di successo. La carenza non riguardava l'F-105, ma l'aereo rifornitore. Spostando l'imbuto dalla coda alla parte esterna delle ali, l'aereo da rifornire evitava parte della turbolenza, ma il volo ai limiti dello stallo era inevitabile. Il sistema in uso, con il lungo tubo flessibile, non serviva certamente a facilitare le cose e costringeva il pilota del caccia a continue manovre. Solo con l'introduzione del sistema Boeing ad asta rigida, il rifornimento in volo divenne un'operazione funzionale. L'F-105 fu uno dei pochi tipi di aeroplani dotati di entrambi i dispositivi, una sonda retrattile per collegarsi all'imbuto e un ricettacolo per l'asta.
Facendo un passo indietro al 1954-55, troviamo la decisione dell'USAF di procedere ad un confronto in volo tra il Republic F-105 e il North American F-107, una versione aggiornata con nuovi equipaggiamenti e un motore J-75 del Super Sabre. L'F-107 è stato descritto come il migliore tra gli aerei da caccia che l'USAF non abbia acquistato. Era frutto di un progetto molto avanzato ed offriva prestazioni simili a quelle dell'aereo della Republic. Tuttavia, all'epoca, il Tactical Air Command poneva la massima attenzione alle possibilità di carico bellico e alle operazioni di bombardamento tattico ogni tempo, per cui, in realtà, il confronto fu facilmente vinto dall'F-105. Se l'F-107 fosse stato paragonato ad altri aerei da caccia, avrebbe avuto senz'altro la meglio. Ma il Thunderchief era una macchina molto speciale e le sue capacità progressivamente sgomberarono il campo da ogni controversia. L'aggiornamento delle specifiche relative all'F-105 costrinse ad ampliare continuamente la dotazione avionica. Ciò permise di mantenere l'aereo sempre aggiornatissimo, ma ebbe influssi negativi sulla durata della sua sperimentazione. I primi 15 F-105B prodotti appartenevano a 5 diverse sottoversioni che salirono ad una ventina durante l'intera evoluzione dell'aeroplano. Per ciò che riguardava il comportamento in volo, i collaudi furono completati in tempi normali e l'aereo dimostrò ottime prestazioni e facilità di pilotaggio. La stessa cosa non si poté dire della sua complessa dotazione elettronica, che oggi possiamo dire abbia costituito una delle chiavi del successo del Thunderchief, ma negli anni 50 fu causa di molte preoccupazioni. Il 28 maggio 1958, tre anni dopo le previsioni iniziali, l'USAF ricevette il suo primo F-105B operativo, consegnato al 4° Tactical Fighter Wing. Inizialmente i piloti non avevano nascosto il loro disappunto nell'apprendere che la nuova macchina tanto attesa era in realtà un bombardiere e gli attribuirono dei nomignoli poco edificanti. Led Sled, slitta di piombo, Thud, tonfo o Thunder Thud. Come ebbero modo di pilotarlo, cambiarono immediatamente idea, ma i soprannomi, in particolare Thud, rimasero, anche se persero ogni connotazione negativa. Il grande aeroplano divenne universalmente apprezzato da tutti coloro che lo pilotarono, non solo perché si comportava in volo come un aereo da caccia, ma anche perché era dotato di un potenziale bellico impressionante, anche nel combattimento aria-aria. A pieno carico, l'F-105 poteva trasportare 6.350 kg di bombe o lanciarazzi, contenitori di cannoni o di contromisure elettroniche e, successivamente, missili Sidewinder e antiradar.
Per minimizzare la resistenza aerodinamica, i portelloni della grande stiva erano retrattili. Per motivi di sicurezza e per assicurare la precisione nello sgancio, un sistema pneumatico permetteva l'abbassamento del carico all'esterno dell'aereo. Questo dispositivo era sufficientemente robusto da permettere il sollevamento del carico quando non era disponibile l'apposito carrello elevatore. Tuttavia, durante le operazioni belliche, il TAD raramente portava bombe nella stiva, sostituite da un serbatoio ausiliario. Sotto le estremità alari vi era un doppio punto d'attacco che poteva essere impiegato per bombe e serbatoi ausiliari o loro combinazioni e permetteva l'uso di adattatori per i missili Sidewinder. Tutti i Thunderchief montavano il cannone General Electric M61 da 20 mm a 6 canne. Quest'arma sparava 6.000 colpi al minuto e poteva scaricare tutti i suoi 1.029 proiettili in meno di 11 secondi. Le consegne all'USAF continuarono con il 335° Tactical Fighter Squadron e gli altri due gruppi dello stesso Wing, il quarto. Per festeggiare il completamento dell'assegnazione, l'11 dicembre 1960, il comandante del reparto tenne il record di velocità in circuito chiuso, volando a 1950 km all'ora. Nel 1963 i reparti del Pacifico cominciarono a ricevere la nuova versione F-105D che nel 1964 entrò in azione per la prima volta. Con l'aumentare degli esemplari assegnati alle basi del sud-est asiatico, i Thunderchief ricevettero la nuova colorazione mimetica. In Vietnam l'F-105 si dimostrò l'aereo giusto al momento giusto. Nel periodo iniziale della sua assegnazione ai reparti operativi, i problemi continuarono, tanto che nel 1962 tutti gli aerei avevano dovuto essere messi a terra ed ispezionati. Ma al momento dell'inizio della carriera bellica, ogni inconveniente aveva avuto la sua definitiva soluzione. In Vietnam, il TAD ottenne un'eccellente reputazione, che non lo abbandonò più fino alla fine della carriera. L'importanza del suo ruolo in quel conflitto può essere riassunta nel fatto che nei primi 5 anni di combattimenti sopportò il peso del 75% di tutte le missioni di attacco dell'USA. In Vietnam, gli F-105 furono usati come i tradizionali bombardieri della Seconda Guerra Mondiale. Thank you.
Le missioni contro il Vietnam del Nord assunsero importanza nel marzo 1965, quando iniziarono a colpire principalmente le vie di comunicazione. Gli aerei decollavano con il massimo carico offensivo disponibile ed andavano subito al rendezvous con le aerocisterne che li attendevano in prossimità del confine. Anche con i serbatoi completamente pieni, il carico e l'alta velocità di crociera non lasciavano molte possibilità di diversione e il rifornimento era necessario anche sulla rotta di ritorno. All'inizio della guerra le difese dei nordvietnamiti erano limitate e le prime missioni si dimostrarono relativamente facili. Ben presto, tuttavia, massicce consegne di artiglieria, caccia MiG e missili portarono i THAAD ad operare nell'ambiente più ostile che si fosse mai visto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Le pesanti macchine colpivano ponti, strade, edifici militari e concentramenti di mezzi, e il nemico rispondeva con tutto il suo formidabile armamento. Il livello delle perdite non raggiunse punte critiche, ma poiché degli F-105 erano stati costruiti solo 833 esemplari, non era possibile disporre di rimpiazzi. Alla fine del conflitto ne risultarono perduti circa 400. La produzione dell'F-105 terminò nel 1964. Gli esemplari della versione B erano stati 78 e la maggioranza del totale, 610 aerei, era costituita da F-105D. Questa versione aveva un nuovo sistema di navigazione ed attacco e un motore più potente. I rimanenti 143 esemplari erano gli F-105F biposto. Erano state previste già due versioni di questo tipo, gli F-105C ed E, ma erano state abbandonate. I biposto furono alla base della versione finale, ottenuta per ricostruzione, l'F-105G, che abbiamo visto nella sequenza di apertura, e che divenne protagonista degli attacchi alle postazioni di missili SA-2 Guideline. Alla fine di ogni missione, il pilota descriveva al capo velivolo gli eventuali inconvenienti che l'aereo aveva manifestato e lo affidava alle sue cure. Durante tutta la campagna, lo stato di servizio dell'F-105 fu eccellente. Ogni giorno era disponibile una media di oltre il 90% degli aeroplani. Questo valore risultava superiore a quello della media generale dell'USAF e, considerata la complessità della macchina, la continuità del suo impiego e la relativa scarsità di esemplari disponibili, si deve ritenere eccezionale. Sugli aeroporti dai quali operavano i THAAD furono allestite installazioni per ogni livello di manutenzione e gruppi di specialisti erano costantemente in allarme per correre dove si registravano gli inconvenienti più gravi. Ai meccanici era devoluta la normale routine, come il rifornimento di combustibile e del serbatoio dell'acqua per il sistema di iniezione.
Abbiamo appena visto il recupero dei bossoli dei colpi sparati e la rimozione delle scatole portamunizioni. Tutta la cellula dell'aereo era letteralmente ricoperta di portelli per facilitare l'accesso agli equipaggiamenti interni. Nel grande aereo vi erano pochi spazi liberi, ma la manutenzione era sufficientemente agevole. Le basi operative non avevano più nulla in comune con il fango e l'improvvisazione della Seconda Guerra Mondiale. I Thunderchief, parcheggiati a Takri, in Thailandia, potevano essere preparati per le missioni con relativa facilità, sia per la disponibilità di spazio che di equipaggiamenti adeguati. La grande maggioranza delle bombe sganciate sul Vietnam era dei tipi sviluppati durante la Seconda Guerra Mondiale. Frutto di una filosofia costruttiva ampiamente superata, non permettevano risultati adeguati alle capacità dell'aeroplano. Quando cominciarono a giungere le cosiddette bombe intelligenti, gli F-105 non costituivano più la principale forza d'attacco dell'USAF. Tuttavia, nonostante le bombe M-117 seguissero traiettorie spesso imprevedibili, la maggior parte di esse riusciva ad infliggere al bersaglio i danni previsti. Le basi erano in attività 24 ore al giorno e la maggior parte della manutenzione e delle riparazioni avveniva di notte. Un importante contributo all'operatività dei TAD proveniva dalla loro incredibile robustezza e dalla relativa facilità con la quale si potevano riparare i danni subiti in combattimento. Gli F-105 furono colpiti dalla contraerea, dai missili SAM e, come questo, con l'ugello di scarico completamente distrutto, dai missili Atoll dei MiG. Abbiamo colorato in giallo i resti delle alette posteriori dell'arma. Ogni mattina tutti i TAD erano pronti per la missione del giorno, ognuno al riparo del suo paraschiaccio. Nel marzo 1965 l'USAF diede inizio alle campagne di bombardamento sul Vietnam del Nord chiamate Rolling Thunder, tuono rotolante. L'inclusione della parola Thunder era significativa, in quanto nei 3 anni durante i quali si svolsero queste operazioni, la maggior parte degli aerei impiegati era costituita dai Thunderchief.
Questi cicli operativi si riproponevano tre scopi principali: ridurre l'infiltrazione di truppe comuniste al sud, fare pressione sul governo di Hanoi ed alleggerire quella sul regime di Saigon, contribuendo anche al morale dei sudvietnamiti. I bombardamenti si spostavano progressivamente dai confini del Vietnam del Nord verso l'interno. I danni inflitti a ponti, ferrovie e strade pesarono non poco sull'azione delle forze del Nord, ostacolandone soprattutto le possibilità di rifornimento. Il loro effetto invece fu nullo sul governo di Hanoi, che anzi fu spinto a potenziare in maniera incredibile ogni forma di difesa contraerea. Il Vietnam del Nord non costituiva certo un bersaglio ideale per una campagna di bombardamenti a tappeto. Vi erano poche infrastrutture industriali e la produzione bellica era quasi nulla. Il paese si basava su di una società agricola con villaggi dispersi nella campagna. La maggior parte degli obiettivi di un certo interesse era concentrata attorno ad Hanoi e al porto di Haiphong, i due centri maggiori. Poiché con la sua azione il governo americano intendeva principalmente indurre il Nord a negoziare la fine delle infiltrazioni nel Sud, queste due città furono escluse dai bersagli autorizzati per quasi tutta la durata del conflitto. I piloti dei THAAD impararono rapidamente le manovre evasive necessarie per mettersi al riparo dagli imprecisi missili dell'avversario. Nel combattimento aria-aria con i MiG, gli F-105 si comportarono bene grazie alla loro riserva di potenza. Se un MiG-17 si metteva in coda, spesso bastava una smanettata a tutto post bruciatore per seminarlo. Nel corso del conflitto ben 28 MiG-17 furono abbattuti dai Thunderchief. In appoggio ai bombardamenti era stata creata una rete di comunicazioni e di centri di controllo senza precedenti, i cui operatori avevano la responsabilità di ogni operazione, da quella dei piccoli aerei d'osservazione fino ai grandi bombardieri B-52. Per sorvegliare ogni movimento dei MiG, al largo delle coste del Vietnam del Nord incrociavano i predecessori degli odierni AWACS, come questi EC-121 chiamati il Grande Occhio. Questa costante sorveglianza e la superiorità aerea dei Phantom fecero sì che l'attività dell'aviazione del Nord fosse molto limitata.
I controllori delle operazioni di volo erano a loro volta parte di una catena di comando che si estendeva attraverso il quartier generale del Pacifico alle Hawaii fino a Washington. Le missioni si susseguivano una all'altra a migliaia e nella maggior parte dei casi gli F-105 ne erano protagonisti. Indipendentemente dai giudizi che si possono dare su queste campagne di bombardamento strategico, l'aereo della Republic si dimostrò ampiamente all'altezza del compito. Nel giugno del 1967 i TAD più vecchi cominciarono a raggiungere la fine della loro vita utile, prevista in 4.000 ore. L'affaticamento colpiva soprattutto i motori, che non erano stati progettati per un impiego così gravoso. Durante le missioni si faceva un uso esteso del post bruciatore al massimo regime e ciò abbreviava la vita delle parti calde del J-75. Per risparmiare quanto possibile i propulsori, l'intervallo tra le revisioni fu ridotto da 200 a 125 ore, aumentando il carico di lavoro dei meccanici. Nell'agosto 1968 il 388 Squadron impiegava un Thunderchief che in 3.000 ore aveva compiuto 500 missioni. Era stato colpito più volte e pochi mesi prima aveva subito una collisione in volo con un altro aeroplano. Nei mesi successivi il numero degli esemplari che aveva superato questa anzianità di servizio era aumentato e continuava rapidamente a crescere. Era stata valutata la possibilità di riaprire la catena di montaggio, ma erano già disponibili i Phantom e l'F-111, quello che sarebbe diventato il vero successore del TAD. Gli F-105 rimasero in Vietnam fino alla fine del conflitto, non solo i biposto Wild Weasel, ma anche gli F-105D e gli F-105F con le loro contromisure elettroniche. Presero parte anche alle devastanti operazioni Linebacker prima e seconda, che indussero il Nord ai negoziati che portarono gli Stati Uniti a ritirarsi dal conflitto. Nessun altro aereo dell'USAF avrebbe potuto essere più adatto a questi bombardamenti, che ebbero la loro massima efficacia contro bersagli specifici, come vediamo dai risultati di questo attacco ad un deposito di autocarri. Durante le periodiche pause dei combattimenti, la pista di Ho Chi Minh pullulava letteralmente di autocarri,
il cui traffico diventava molto più circospetto quando ritornavano i TAD. Ogni pilota compiva un ciclo operativo di 100 missioni, al termine delle quali rientrava in patria. Molti di essi compirono più di un ciclo, mentre altri non ebbero più occasione di pilotare il loro mostro da 20 tonnellate capace di superare Mach 2. Il capitano John P. Owati si fece crescere i baffi all'arrivo in Vietnam, e qui lo vediamo al termine del suo ciclo operativo. Il suo aereo fu colpito durante un attacco al ponte Paul Dumé presso Hanoi, ma lo riportò alla base e lo accompagnò fino alla 100ª missione. Parte dei Wild Weasel e degli esemplari con compiti più specializzati rimase in servizio negli USA anche dopo la fine della guerra, ma il resto degli F-105 superstiti fu assegnato all'Air Force Reserve. L'ultimo volo avvenne il 25 maggio 1983. Furono molti i piloti dell'F-105 ed una gran parte di essi deve la sua sopravvivenza al lungo conflitto alle caratteristiche di questa macchina riuscita in poco tempo a far dimenticare le difficoltà e le incertezze dei suoi primi anni di servizio. Altri aeroplani hanno avuto una carriera più varia che ha dato loro maggior fama. Ma in un'ipotetica classifica dei più importanti aerei da combattimento, all'F-105 Thunderchief spetterebbe senz'altro un posto d'onore. Questa che vi raccontiamo è una vera storia d'amore, una storia tra un uomo e un suo sogno, cominciato su un vecchio aeroporto della RAF in Inghilterra.
Per tutta la vita avevo sognato di sedermi ai comandi di uno Spitfire ed è per questo che mi sono lanciato in questa avventura, poiché nessuno mi avrebbe detto «Ok, vai, fai quello che vuoi purché me lo riporti a casa intero». Avrei dovuto trovare uno Spitfire tutto per me. L'aereo che ho trovato è uno Spitfire Mark 9, che ha avuto una carriera molto intensa. Ha compiuto 172 missioni sul territorio nemico. In effetti, oltre al pilotaggio, mi appassionava l'idea di ricostruire completamente l'aeroplano. Lo Spitfire era un aereo superbo e io avevo per lui un vero affetto. Faceva tutto quello che gli si chiedeva ed era privo di qualsiasi vizio di comportamento. Sì, era una macchina veramente eccezionale, che obbediva a tutte le richieste del pilota. It was every man's dream of what flying was. You've only got to look at one flyer. The Penguin isn't a blasted machine. Mia moglie Vicky un giorno mi ha detto una cosa che ben si presta a descrivere lo Spitfire. Quando lo ha visto per la prima volta ha detto che non poteva credere che un aereo così bello e delicato potesse essere anche una pericolosa macchina da guerra. Yes, I think it'll bite. I think it could bite. But then, you know, what is a perfect lady without a bite? Ci troviamo all'aeroporto di Eastleigh, presso Southampton. È qui che più di mezzo secolo fa, il 5 marzo 1936, ha volato per la prima volta un nuovo aereo da caccia. Un aereo talmente innovatore che nei 10 anni successivi ne furono costruiti più di 22.000. Tra gli spettatori vi era Geoffrey Quill, che in seguito ne divenne uno dei collaudatori. The Spitfire. Well, the aircraft had been standing out here having its engine runs and so on by the Rolls-Royce people. And then Matt Summers. I meccanici della Rolls-Royce avevano messo in moto il Merlin e il pilota Matt Summers iniziò il rullaggio qui dietro fino all'altra estremità della pista. Diede gas e decollò. La corsa al suolo fu molto breve, perché per il primo volo l'aereo montava un'elica speciale destinata a limitare l'effetto della coppia. Si allontanò per effettuare alcune verifiche e dopo un quarto d'ora si ripresentò sul campo. Cinquant'anni dopo, siamo sull'aeroporto di Landslake in Cornovaglia. Un altro Spitfire sta per decollare. Uno spettacolo che diventa sempre più raro con il passare degli anni. Ai comandi vi è Nick Grace, ingegnere, pilota, appassionato, all'inseguimento dello Spitfire fin dall'infanzia. Ha impiegato 5 anni per rimettere questo aereo in condizioni di volo. Ed è questa sua fatica che vi proponiamo di rivivere. The world has ever known. Il brillante ingegnere Reginald Mitchell della Supermarine costruì negli anni 30 diversi idrovolanti con i quali gli inglesi vinsero la Coppa Schneider.
Questa sua esperienza fu alla base dello sviluppo dello Spitfire. Mitchell era un uomo taciturno e durante i primi voli dello Spitfire fece pochi commenti, limitandosi a dichiararsi contento del suo nuovo aeroplano. Non poté vederne altri, perché nel giugno 1937 morì di cancro a soli 42 anni. Lo Spitfire, invece, per la gioia della RAF e dei suoi piloti, visse a lungo. Penso che ogni pilota lo giudicasse un aereo magnifico. Il posto di pilotaggio era piuttosto stretto e raccolto, ma gli strumenti erano ben disposti sul cruscotto. Davanti vi era un lungo muso che dava un'impressione di potenza. Lo Spitfire era l'aereo da caccia più veloce di cui disponeva il Fighter Command e piaceva a prima vista ai giovani piloti. Era leggero e maneggevole. I primi esemplari furono costruiti a Southampton nella piccola officina della Supermarina, una ditta sopravvissuta alla crisi che aveva colpito il mercato degli idrovolanti. Il primo ordinativo per 310 esemplari rischiò di scatenare il panico nella piccola impresa. In quell'epoca lavorava presso la Supermarine Cyril Russell. Con lo Spitfire ci trovammo per la prima volta a costruire un aereo da caccia. Un campo in cui non avevamo alcuna esperienza. Mentre la Luftwaffe dominava già i cieli della Cecoslovacchia, la RAF, nell'imminenza del conflitto, fece di tutto per accelerare l'entrata in servizio del nuovo aeroplano. Lo Spitfire fu sottoposto a un'intensa serie di valutazioni e la sua produzione fu avviata nel nuovo stabilimento di Castle Bromwich. Lo squadron leader Harry Brodhurst faceva parte dell'unità responsabile dei collaudi. La nostra principale preoccupazione era produrre più aeroplani e più rapidamente. Eravamo consci dell'enorme potenziale dello Spitfire, che in volo orizzontale raggiungeva 560 km all'ora e in picchiata poteva arrivare a 750, pur essendo di facile pilotaggio e molto manovrabile. Era l'aereo più adatto per contrastare la Luftwaffe. Nel settembre 1940, gli Spitfire e gli Hurricane avevano regalato alla RAF la vittoria nella battaglia d'Inghilterra. Nel 1942, nei cieli dell'Europa occidentale, apparve una nuova saga. La
Luftwaffe metteva in servizio i primi Focke Wulf 190. Gli Spitfire diventavano improvvisamente superati. Ho combattuto contro uno di questi aerei. Mi ha salvato la maneggevolezza dello Spitfire, anche se era di poco superiore a quella del Focke Wulf 190. L'aereo tedesco, però, mi superava in velocità e in salita. Due parametri fondamentali nel combattimento aereo. Nel giugno 1942, la RAF poté catturare intatto uno dei nuovi caccia tedeschi e scoprirne i segreti. Intanto a Derby, la Rolls-Royce metteva a punto il nuovo Merlin 61, con il quale la massima quota operativa dello Spitfire passava da 5.800 metri a quasi 11.000. Aumentava anche la velocità, consentendogli nuovamente di affrontare i migliori caccia tedeschi. I piloti attendevano con ansia il nuovo Spitfire Mark 9 e tra essi vi era Protest, divenuto nel frattempo comandante di uno squadron basato a Honjo. Sapeva che l'aereo era ancora in fase di collaudo e che se ne stava occupando il suo amico Jeffrey Quinn. Dopo avermi invitato a colazione, Harry mi chiese di provare l'aeroplano. Gli spiegai qualche dettaglio tecnico ed Harry mise subito in moto. A 4.500 metri raggiunsi la mia formazione e facemmo rotta verso est. Sulla Francia incontrammo una certa reazione contraerea. Era uno dei prototipi più preziosi che avevamo. E Harry se ne andava a svolazzare sulle coste francesi. Salii a 10.700 metri per provare i campi, ma non ottenni alcun risultato. Certo, perché nelle ali, al posto delle munizioni, avevamo messo degli strumenti di misura per i voli di prova. Sono rientrato alla base sconcertato, ma immediatamente dopo mi sono precipitato allo Stato Maggiore del Fighter Command e al Ministero dell'Aria per raccomandare la costruzione del nuovo aeroplano. Il Mark 9 entrò in produzione in centinaia di esemplari, tra i quali vi era anche quello che sarebbe appartenuto a Nick Grace. Responsabile della produzione era Stan Hoodley. In charge of production in 1943 was Stan Woodley. At Castle Bromwich, we did the final assembly of the aeroplane. And we put a Castle Bromwich facevamo soprattutto il montaggio finale. Univamo le ali alle fusoliere, che erano costruite sia in quello stabilimento che altrove. Provavamo gli impianti idraulici ed elettrici e quindi ispezionavamo ogni aeroplano insieme agli esperti del governo. Quando tutto era in ordine, informavamo il Ministero dell'Aria e l'aereo veniva consegnato ai reparti operativi. Lo Spitfire di Nick Grace, immatricolato ML407, fu assegnato a un reparto neozelandese nel Sussex. Il trasferimento fu effettuato da Jackie Muggins. Era il mio giorno di riposo e facevo una partita di squash quando sono venuti a chiamarmi per sostituire un pilota assente. Ero in calzoncini, ma mi hanno detto che non aveva importanza. Al contrario, era importante consegnare l'aereo subito. Arrivata all'aeroporto, trovai tutti i piloti a prendere il sole. Ed io fui molto imbarazzata, dato il mio abbigliamento, a scendere dall'aereo. And so, of course, I was blushing like mad and
When I got out, I was in shorts, which was even more embarrassing. Le nuove macchine furono assegnate al 485° New Zealand Squadron. Ogni pilota si scelse un aeroplano e lo ML-407 divenne proprietà del Flying Officer Johnny Hulton, con i codici OU e V come Victor. Il codice OU era quello dello Squadron. Io ho scelto la V in onore di Vicky, la mia fidanzata. Da allora in poi, tutti gli aerei che ho pilotato hanno portato questa lettera. Vicky lavorava al centro della guida caccia di Tangmere, dove era molto popolare. Ognuno di noi aveva un suo aereo e un suo gruppo di meccanici. Il personale di volo era neozelandese, ma quello di terra era principalmente britannico. Il mio armiere, Ron White, era inglese, mentre il mio meccanico, Vic Strange, era gallese. Lavoravamo intensamente, spesso anche di notte, nelle condizioni più difficili per prepararmi l'aereo per il giorno dopo. Era tutta la mia vita. Subito dopo l'addestramento, ero stato assegnato ai reparti di spostamento. Vic era molto coscienzioso, forse un po' troppo pignolo. Fui colpito dalla V sull'aeroplano, perché era anche la mia iniziale, e chiesi subito di potermene curare. Eravamo molto fieri dei nostri Spitfire e ci piaceva vederli decollare e partire. Ma lo eravamo ancora di più quando tornavano indietro in piedi. I rapporti tra piloti e meccanici erano ottimi. Eravamo convinti di avere il personale migliore. Tra di noi non vi era un ordine gerarchico e accettavamo il fatto che l'aereo appartenesse sia a noi che a loro, anche se noi avevamo l'opportunità di pilotarlo. Nel giugno 1944 le forze alleate si preparavano al D-Day. Nei giorni che precedevano lo sbarco, la tensione e l'eccitazione erano al massimo. Il nostro squadron doveva operare sulla Normandia. Nella regione di Tangmere erano stati fatti affluire 90 reparti e l'aspettativa era molta, anche se ben più preoccupate erano le truppe che dovevano effettuare lo sbarco. E lo Squadron 485 fu incaricato di compiere quattro missioni. Durante la prima, mentre sorvolavamo un'area in cui erano sbarcati gli americani, scorgemmo uno Junkers 88 impicchiata attraverso le nuvole. Lo abbiamo raggiunto e intercettato, e in pochi secondi, sotto il fuoco dei nostri cannoni, il suo motore destro prese fuoco. Vedemmo aprirsi due paracadute prima che l'aereo esplodesse. Poco più tardi intercettammo un altro U-88, al quale riservammo la stessa sorte.
Ricordo di aver notato una delle due eliche staccarsi e arare un campo per alcune decine di metri. Quei due Junkers furono i primi aerei tedeschi abbattuti il 6 giugno 1944. Launch authorized. Missile, 9 o'clock high. Launch authorized. Attendevamo il rientro dei nostri aeroplani complici. Potevamo sapere immediatamente se avevano combattuto, perché in questo caso i piccoli pezzi di stoffa che proteggevano le canne delle armi sarebbero stati strappati. Quando era così, ci precipitavamo a chiedere ai piloti se avessero abbattuto degli aerei nemici. Due giorni più tardi, la Supermarine mandò in visita un rappresentante accompagnato da un fotografo per riprendere i piloti a fianco del loro aeroplano. Il fotografo ci disse che Johnny aveva richiesto che nelle foto fossero presenti anche gli specialisti, senza i quali gli aerei non avrebbero potuto andare in volo. Man mano che gli alleati si addentravano nelle linee nemiche, lo squadron veniva assegnato a nuovi obiettivi. Proteggevamo le teste di ponte e appoggiavamo le nostre truppe attorno a casa. Il tempo non era buono e sbucando dalle nuvole trovammo dei caccia tedeschi. Fuel 800. Launch authorized. Frank Johnson abbatté il primo. Launch authorized. Ted Peterson il secondo e io mi occupai del terzo. Quando la Luftwaffe non fu più un problema, gli Spitfire furono assegnati ad altre missioni, trasportando sotto la fusoliera una bomba da 225 kg. Così armati, colpivano le colonne tedesche in ritirata. Le perdite tedesche furono elevate, ma anche la RAF ebbe i suoi caduti. Il nostro lavoro era faticoso. Eravamo spossati e la tensione era al massimo. Alcuni di noi mostravano dei tic nervosi che tradivano la necessità di riposo. Bingo, fuel. Durante un attacco a un convoglio di veicoli nemici, fui fatto segno a fuoco contraereo. Al secondo passaggio fui preso dal panico e aprii il tettuccio per essere pronto a lanciarmi. Mentre gli alleati marciavano verso la Germania, i paesi della Normandia venivano liberati uno dopo l'altro. In questa fase, gli Spitfire potevano essere trasferiti da un reparto ad un altro, secondo le necessità. Fu così che l'ML-407 fu preso in carico dal 349esimo Belgian Squadron, del quale faceva parte il Flight Beast, con il tenente Gabby Seidel, che aveva già una certa esperienza sugli Spitfire. Questo Spitfire fu assegnato alla mia squadriglia insieme ad altri due. Erano gli unici aeroplani disponibili. Pilotare lo Spitfire era come cavalcare un cavallo ben addestrato, che andava dove veniva guidato. Era un aereo che rispondeva bene e si sentiva che stava dalla vostra parte.
L'unica difficoltà poteva presentarsi in rullaggio, in quanto il muso era così lungo che la visibilità verso l'avanti era praticamente nulla. Una volta accettato questo aspetto, l'aereo obbediva alla mano e all'occhio. Era un caccia che non aveva difetti, e dal pilotaggio realmente piacevole. Dopo meno di un anno, la guerra in Europa finì. Intanto l'ML-407 aveva servito con reparti francesi, norvegesi e polacchi prima di rientrare in Gran Bretagna per un ben meritato riposo. Nel 1950 fu modificato in biposto e fu venduto come aereo d'addestramento avanzato all'aviazione irlandese. Rimase in Irlanda fino alla fine degli anni 60, per poi essere smontato e dopo diverse transizioni fu venduto in Scozia alla famosa collezione Shuttleworth. Di lì a qualche anno avrebbe cominciato una nuova vita. Per una sola persona senza una precedente esperienza di questo tipo, ricostruire uno Spitfire è un impegno non da poco. Impegno che per l'ingegner Nick Grace è andato a buon fine. Nick aveva lavorato in Australia come ingegnere industriale e come pilota agricolo. Là aveva conosciuto Caroline e le aveva trasmesso la sua passione per il volo. Avevano acquistato un aereo leggero e anche lei aveva imparato a pilotare. Ma Nick inseguiva sempre il suo sogno, ricostruire uno Spitfire e volare sul vecchio caccia. But always at the back of his mind there remained the ultimate challenge: find, rebuild and fly the Spitfire. Ero ancora molto giovane quando era scoppiata la guerra e tutto ciò che sapevo dell'aviazione si limitava allo Spitfire. Per me lo Spitfire era l'aviazione. Benché diversi tipi di aerei dell'epoca montassero i motori Merlin, io sapevo riconoscerne il rumore da molti chilometri di distanza. Solo sullo Spitfire il Merlin aveva quel suono. Nick si mise alla ricerca di uno Spitfire nell'ambiente dei collezionisti. Era il 1978, i vecchi caccia diventavano sempre più rari. Tuttavia, con perseveranza e ostinazione, era possibile trovare degli esemplari non montati. Andammo a vederlo. Era in un hangar con tutte le sue parti sparpagliate in diverse casse. Le ali erano da una parte, la fusoliera da un'altra. Per caricare tutto furono necessari due autocarri. Due autocarri che riempimmo a filo delle sponde. Per noi fu un po' come un regalo di Natale. A casa ci aspettava tutta la gente del vicinato. Eravamo entusiasti. Scaricammo i camions e mettemmo il materiale a terra. Un giorno da tutto ciò sarebbe rinato un aeroplano. Ricordo di aver pensato, ma da dove cominceremo? Lo dissi a Nick che mi rispose, vedremo. Penso che non lo sapesse neppure lui. Tutto
Tutti coloro che costruiscono aeroplani, industriali o dilettanti, devono sottoporre il loro lavoro ad enti di controllo governativi. Incaricato di seguire Nick fu Dick Melton, per anni capo controllo tecnico del Battle of Britain Memorial Flight della RAF. Quando presi servizio, gli Spitfire erano già stati radiati, ma venivano ancora usati per l'istruzione del personale tecnico. Per questo imparai a conoscerli nei minimi dettagli. Nick Grace venne a trovarmi per chiedermi consiglio. All'inizio non poteva far nulla senza di me, ma poco a poco imparò a lavorare da solo. Uno Spitfire è composto da 16.000 pezzi, senza contare chiodi e bulloni, e ciò dà un'idea della difficoltà di ricostruirne un esemplare. Cominciammo con l'esaminare gli elementi principali della cellula e scoprimmo che la fusoliera era molto danneggiata e presentava riparazioni sommarie. Era mia intenzione sostituire tutte le parti difettose. Nel caso della fusoliera, rappresentavano ben un terzo della superficie. I chiodi corrosi dalla ruggine andavano in polvere e bastava premere su certe lamiere perché i rivetti saltassero uno dopo l'altro. Ho sempre creduto che ce l'avremmo fatta. Ciò che mi fastidiva era soprattutto la pressione a cui era sottoposto Nick. C'era sempre qualcuno che lo veniva a trovare e gli domandava quanto tempo ancora ci sarebbe voluto. Questa gente non si rendeva conto della mole di lavoro che c'era da fare. Neppure io ne avevo un'idea precisa, perché non lavoravo continuamente assieme a lui. Da parte mia, pensavo che non valesse la pena di fare un lavoro mal fatto. Il mio scopo era ricostruire questo aeroplano in modo che fosse il più possibile uguale a quando era nuovo. Non voglio dire che il mio Spitfire dovesse essere perfetto, ma sicuramente doveva avvicinarsi il più possibile alle condizioni originali. Sì, queste erano le mie intenzioni. Nel settembre 1983 fu completata una fase fondamentale. Finalmente arrivò il momento di portare la fusoliera dall'officina all'hangar per il montaggio finale. Svolgemmo questa prima uscita di fabbrica con l'aiuto di un crick montato sotto il castello motore. Abbiamo trainato la fusoliera fino all'altra estremità della pista. Là l'abbiamo posata su dei blocchi
in attesa di poter montare le ali. Nick cominciava a lavorare verso le 8:30 del mattino. Poi Aluna rientrava per mangiare e dopo mezz'ora tornava al lavoro. Alle 6 di sera rientrava a casa per salutare i bambini e cenare, in modo da poter ricominciare e andare avanti fino alle 10:30. E questo tutti i giorni. L'aiuto di Caroline fu fondamentale. Non conosco nessuno con una moglie così paziente da accettare che il marito trascorra tutte le vacanze e i weekends rientrando a casa solo per mangiare e dormire. E penso che ci voglia veramente molta comprensione. Nick ebbe qualche problema con le ali. Il lavoro di restauro richiese più tempo del previsto. Ricordo che avrebbe voluto completarle per Natale, ma in marzo non erano ancora montate. Terminai le ali 6 mesi dopo la fusoliera. Le portammo fuori dall'officina lungo la pista e le posammo nell'hangar presso la fusoliera. Guardai fotografie e filmati delle catene di montaggio di Castle Bromwich per vedere come gli operai univano le ali alla fusoliera. Cercammo poi di ripetere i loro gesti, evitando eccessive tolleranze in corrispondenza delle radici alari. Ormai l'aereo sembrava un vero Spitfire. Questo genere di imprese rappresenta un lavoro gigantesco. Si devono montare tutti i pezzi secondo i manuali del fabbricante, i cui schemi non sempre corrispondono fedelmente alla realtà. All'epoca, probabilmente il personale che di aeronautica sapeva molto poco, riusciva a mettere insieme questo enorme puzzle. Era un vero capolavoro di ingegneria meccanica. La fase successiva fu il montaggio del motore. Il Merlin che Nick aveva trovato in Scozia era praticamente nuovo. Era il gennaio del 1985 e, anche se non era una bella giornata, avevo deciso di iniziare le prove del motore. Al primo tentativo, il Merlin non si accese. Mi sembrava che volesse girare, ma non andava in moto.
Ci accorgemmo poi che tutto dipendeva dal mancato contatto di un interruttore nell'abitacolo posteriore. Mi rimisi ai comandi e riprovai l'accensione. Questa volta il motore partì immediatamente. Era la prima volta che avevo a che fare con un motore così grosso e potente su di un aeroplano di dimensioni e pesi contenuti. Era una sensazione straordinaria, in quanto sentivo la potenza dei Merlin attraverso le vibrazioni che scuotevano la cellula. Finalmente eravamo ricompensati della nostra fatica. Davanti a noi lo Spitfire era pronto a rivivere. Ricordo che pensai, Nick è sul suo aeroplano e tutto sta andando bene. L'8 aprile 1985, 5 anni dopo che Nick e Caroline avevano acquistato in Scozia, l'ML-407 era pronto a volare di nuovo. Caroline, sì, ci teneva a partecipare al primo volo. Non avrei potuto attendere un minuto di più. Indossato le cinture, sul seggiolino posteriore attendevo con trepidazione che Nick sistemasse il suo paracadute. Qualcuno mi parlava, ma ero così emozionata che non ricordo neppure una parola. Mi sono diretto verso la pista rullando a circa 35 km all'ora per vedere come si comportava l'aereo al suolo. Provai i freni e dato che tutto sembrava essere ok, ho allineato l'aereo con il centro della pista e ho spinto a fondo la manetta del gas. Una corsa breve, non più di 180 metri, e lo Spitfire era in aria. Non saprei trovare le parole per descrivere quel momento. È stato veramente meraviglioso, un'esperienza unica. Dopo aver prestato la massima attenzione alla messa in moto, quasi non mi resi conto di essere in aria e il mio pensiero continuava ad andare a chiodi e bulloni, tanto che ci volle qualche minuto perché mi rendessi conto che finalmente si era avverato il più grande sogno di tutta la mia vita. Pilotavo il mio Spitfire. Ritornati sul campo abbiamo visto talmente tanta gente con telecamere e macchine fotografiche che ho fatto rientrare il carrello e ho compiuto un passaggio a bassa quota sulla pista, a loro beneficio. Poi, dopo un secondo avvicinamento, ho posato impeccabilmente l'aereo sulle sue tre ruote e mi sono fermato al centro della pista. Viv Bellamy è un ex pilota della RAF che per diversi anni è stato proprietario di uno Spitfire. Poiché ogni nuovo aeroplano deve essere collaudato da un pilota abilitato su quel tipo, Bellamy fu chiamato per omologare lo Spitfire di Nick. Fu un gran giorno per me quando Nick Race mi chiese di pilotare il suo Spitfire. Non avevo più volato con uno di essi da molto tempo, ma accettai di buon grado. Fui molto colpito dalla qualità del suo lavoro. Non ci fu proprio alcun problema. È stato un lavoro superbo, non c'è che dire. Ha ricostruito il suo aeroplano praticamente tutto da solo, dimostrando una perseveranza notevole. Ora che il suo aeroplano volava, Nick poteva tirare le conclusioni di questa sua esperienza durata 5 anni, oltre a dare un giudizio con cognizione di causa sui meriti della concezione e della costruzione dello Spitfire. Ho
un grande rispetto per Reginald Mitchell, perché ricostruendo il suo aeroplano ho compreso fino a che punto fosse solido e ben concepito. Uno dei motivi per cui questo aereo è così conosciuto ed apprezzato risiede nel fatto che iniziò la sua carriera come caccia di prima linea nel 1940 e nel 1945 era ancora impiegato nei reparti delle forze aeree alleate. Arrivata l'estate, Nick ha invitato Johnny Hulton in Inghilterra per dargli l'occasione di evocare molti ricordi e soprattutto di volare ancora una volta sul suo vecchio OUV. È incredibile sapere che vola ancora. È già meraviglioso scoprire che questo o quell'aeroplano esistono dopo mezzo secolo, sapendo che ormai sono pochi gli Spitfire esistenti al mondo. Appena sono salito sull'aereo, sono stato investito da un flusso di ricordi. Persino l'odore dell'aeroplano era rimasto lo stesso. L'odore dei gas di scarico, dell'abitacolo. Tutte cose che non provavo più da 40 anni. Launch authorized. Launch authorized. Lo Spitfire è un aereo potente. Molto potente. La maggior parte degli aeroplani sui quali ho volato aveva carenze di potenza e ciò limitava questa o quella figura. In questo caso invece la potenza è spesso superiore a quella necessaria. L'aereo sembra anticipare i miei movimenti. Se io voglio fare una virata a destra, sembra quasi dare l'impressione di cominciare ad abbassare l'ala prima ancora che io abbia mosso la clove. Il suo pilotaggio è facile e risponde bene alle sollecitazioni del pilota. Probabilmente sono le stesse doti che fanno la differenza tra un'auto sportiva e un'utilitaria per famiglia. Fantastico. Tutti trovano bello lo Spitfire soltanto vedendolo a terra. Pensate cosa significhi andare in volo nel suo abitacolo. Per questo pezzo da collezione ho dovuto spendere un sacco di tempo e di denaro, ma credo che possa valere 500.000 di sterline. Non so esattamente quanti Spitfire siano sopravvissuti, ma non credo siano più di una ventina.
È triste pensare che siano così pochi. Si avrà sempre più paura a farli volare e un giorno la loro manutenzione diventerà così costosa che dovranno essere lasciati a terra. L'OUV rappresenta un frammento del nostro patrimonio storico. Vola dal 1944 ed è sopravvissuto a 172 missioni di guerra. È stata una vita molto piena, ma penso che con un po' di fortuna l'ML-407 sopravviverà anche a me e potrà fare la gioia di un'altra generazione di appartenenti.